Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti nonostante il giorno non proprio propizio né l'ora favorevole. Questa manifestazione l'abbiamo pensata per promuovere e diffondere il libro del dottor Svark, che dopo ci illustrerà, ma soprattutto per avere un contatto, e non è il primo ovviamente, tra la cittadinanza di Napoli e l'organizzazione UAR che io rappresento in quanto coordinatore del circolo napoletano dell'UAR appunto. Io sono professor Martorana e mi occupo di questa organizzazione ormai da una decina d'anni. L'UAR sta per Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. L'operazione che noi facciamo sul territorio italiano, perché i circoli sono più di 30 ormai, è un'operazione di difesa della laicità, non esclusivamente un attacco a qualche chiesa, ma semplicemente un'affermazione del diritto a pensare liberamente, un'affermazione al diritto di scegliere se credere o non credere. Dal nostro punto di vista è importante dare una scelta, non è importante, non è auspicabile fare una pressione di tipo ateistico né laicista. E in 10 anni di attività devo dire che abbiamo colto abbastanza dei punti cardine della questione italiana in termini di laicità. Per esempio stiamo conducendo delle campagne ad hoc per quanto riguarda la presenza dell'insegnamento della religione cattolica in scuola, oppure della presenza di simboli religiosi nelle sedi pubbliche come municipio, aule di giudizio, eccetera, eccetera, ospedale. Quindi questa attività che noi cerchiamo di svolgere è un'attività squisitamente culturale. E all'interno di questa logica, all'interno di questa attività, noi abbiamo una serie di appuntamenti, di presentazioni di libri e di autori che hanno un indirizzo analogo al nostro, per cui abbiamo organizzato questa cosa qui a Napoli. Il dottor Svark, che vedete alla mia sinistra, è stato anche lui un coordinatore del circolo UAR di Ancona in particolare. È un ufficiale della Capitaneria di Porto, adesso in pensione, è stato dirigente del comune della città di Ancona, e questo libro, che io non fatico a definire interessante e istruttivo, ma non per difesa d'ufficio, diciamo così, ma proprio perché, a parte la bella prefazione di Margherita Hack, che come sapete è una delle poche menti, come dire, lucide che disponiamo, di cui disponiamo, e che oltretutto è uno dei nostri presidenti onorari insieme a Di Fredi Adà. Io direi di cominciare senza altro indugio e do la parola al dottor Dante Svark. Io ringrazio te, ringrazio l'UAR di Napoli che mi ha dato l'opportunità, si sente, di presentare questo libro, e poi chi lo leggerà giudicherà se è interessante o meno. Io, lo scopo di questo libro è quello di raccogliere in un unico volume, più vicino, di raccogliere in un unico volume tutti i motivi che hanno portato dagli antichi filosofi greci ad oggi a rifiutare razionalmente l'idea di una divinità. Noi non siamo i primi a dire che le divinità non esistono. Da sempre ci sono stati atei, da sempre qualcuno diceva: ma no, il sole non è una divinità, è una stella che brucia, oppure la luna non è una dea, è un globo come la terra. Però tutte queste obiezioni sono rimaste così, come un fatto culturale, non hanno dato organizzazione a qualcosa, a un movimento filosofico organizzato come una religione.
ed è bene che sia così, perché ognuno è libero di pensare come vuole. Giustamente il professor Maltolano ha detto: noi non cerchiamo di convincere nessuno ad abbandonare la religione. No, non lo convinciamo, però ci teniamo a poter dire che noi siamo convinti e la ragione porta ad escludere che esistano delle divinità. Se io avessi intitolato questo libro, anziché Yahweh, Dio e Allah, false divinità, l'avessi intitolato Giove, Minerva, Nettuno, false divinità, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, tutti sono convinti che sono false divinità. Però allora, se qualcuno lo diceva, e succedeva come a Galileo Galilei, Giordano Bruno, come è successo a tanti, erano religioni seguitissime, ricche e potenti, i sacerdoti erano ricchi e potenti come è il Vaticano oggi, e non si poteva. Eppure sono finite, quelle divinità sono morte perché nessuno crede più in loro. E questa è la prima parte di questo libro, il titolo. Il sottotitolo è 101 motivi per credere solo nell'uomo. Perché ho voluto anche mettere questo aspetto? Perché secondo me la razionalità non basta. Fare un ragionamento razionale nei confronti di chi crede è tempo perso, perché non è sullo stesso piano il credente da colui che ragiona. Infatti tanti sostengono o si crede o si ragiona, sono due piani diversi, quindi non si può affrontare sullo stesso piano. E allora vorrei proporre di credere a chi? C'è qualche essere a noi conosciuto, vivo, reale, vero, di cui si può dimostrare l'esistenza superiore all'uomo? Io non ne vedo, può darsi pure che in qualche galassia, qualche pianeta più vecchio del nostro abbia prodotto delle civiltà più evolute, ma fino adesso non lo sappiamo, non le conosciamo. Quindi razionalmente dobbiamo ritenere che l'intelligenza, la razionalità dell'uomo è la più evoluta che esista, che sia conosciuta. E quindi dobbiamo affidarci all'uomo. D'altronde oggi ancora qualcuno lo fa, ma pochissimi. Se uno sta male non va in chiesa a pregare, va dal medico, va all'ospedale. I miracoli difficilmente li fanno i maghi o i sacerdoti, i miracoli veri li fa la scienza e i medici bravi. Io qualche tempo fa sono stato in Egitto e abbiamo visto una signora che portava il bambino dal Pope e questo l'ha benedetto. E poi se n'è andata. E gli ho detto: perché l'ha portato da lei? Davanti alla chiesa, mentre ci faceva visitare la chiesa. Ha detto: perché sta male. E i soldi per le medicine non ce l'ha, l'unica cosa che può fare per mettersi in pace la coscienza è farlo benedire da me. E speriamo che vada bene. Tempo fa c'è stata l'Aquila, un terremoto che ha fatto tante distruzioni. Allora c'è stato questo terremoto che ha fatto tanti lutti e tante distruzioni. Un giornalista impertinente ha avuto l'ardire di intervistare il vescovo e dirgli: ma come, eminenza, lei aveva appena finito una novena di preghiere a Sant'Emidio per evitare il terremoto e tutto sto disastro. Si era risentito il vescovo e ha detto: ma come si permette? Lei non immagina neanche quante distruzioni ci sarebbero state se non avessimo pregato. Io credo che le preghiere servano poco. Beh, comunque stavo parlando del sottotitolo di questo libro, che io penso che cioè l'uomo secondo me dovrebbe essere un credente razionale, cioè riporre ogni speranza nell'uomo, nella ragione, nella solidarietà, nello sviluppo della scienza. Questo è, mi sento di avere fede, quindi a questo modo mi considero un ateo credente, perché credo nell'uomo. Penso di interpretare anche il pubblico. Quali sono, magari non tutte, le 101 ragioni per cui tu mi pare che nel libro, che io ho divorato naturalmente, in effetti poni un